Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto a settembre e ottobre. Ho unito i due mesi, i libri sono moltissimi, tanti li ho acquistati, tanti li ho ricevuti, ma andiamo con ordine. Allora, un ordine per modo di dire, perché in realtà qua ho una fila di libri e quindi andrò un pochino random. Parto con dei libri che sono state delle collaborazioni. Allora, intanto L'Enigma dell'Acqua di Constance S. è l'ultimo della trilogia La coscienza di Cain, questa è la seconda parte. Ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up, quindi il wrap-up di ottobre. Una trilogia urban fantasy che a me è piaciuta moltissimo, personaggi ben caratterizzati, si può definire anche un paranormal romance, la storia d'amore sviluppata molto bene, una storia d'amore lenta, che ha molte difficoltà, una storia originale, ben scritta, che assolutamente vi consiglio, a me è piaciuto tantissimo. Altra collaborazione è stata Nanà, la strada verso casa. Questo è scritto da Olga Tri per la collana Segreti in giallo, ragazzi. È un racconto che è quasi una favola, una fiaba per ragazzi, che a me è piaciuto moltissimo. Un racconto appunto adatto ai grandi e ai piccini, perché secondo me va benissimo anche per gli adulti. Una favola dolce, molto carina, anche di questo ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up, quindi vi lascio il link di quel video e come sempre giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro in questo video. Comunque veramente molto 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 carino. Sempre appunto andando random, due libri in edicola che sono gli ultimi che ho acquistato e non ne acquisterò più della collana RBA Storie Meravigliose. Ho preso il libro blu delle fiabe, che è ancora appunto nella sua copertina, e Le tre filatrici e altre storie. Questi appunto sono gli ultimi due libri che ho deciso di acquistare. Una collana ben curata, molto carina esteticamente, che tratta appunto di fiabe e leggende. Ho acquistato edito Pav Edizioni, scritto da Lia Esposito, I cacciatori, lo scettro dell'alleanza. È un libro che avevo visto parecchio su Instagram, che mi incuriosiva tanto, anche qua genere fantasy, non lo so, mi incuriosiva la storia, ho voluto prenderlo, ancora non l'ho letto ma vi farò sapere molto presto. Tanti ovviamente ancora non li ho letti, quindi vi so dire poco, ma tanto giù trovate appunto i link che vi riportano alle trame. Edito Gribaudo della linea fantasy, ho preso Spellbound. Comunque ero attirata molto dalla copertina, è una storia queer, ne avevo sentito parlare bene, ero incuriosita e ho voluto prenderlo. Non vi so dire niente perché ancora non l'ho letto, però vi posso dire che l'edizione è molto curata e mi piace tantissimo la copertina. Poi c'è stata la Fiera del Libro a Pisa e io ovviamente ne ho approfittato e ho acquistato tre titoli. Allora, i primi due, perché c'era un'offerta per una box, acquistando tre libri c'era uno sconto e in più ti regalavano una borraccia, mi sembra. Comunque ho preso i primi due volumi di Il cuore di Vanora, quindi il primo volume, che è questo, L'ordine dell'equilibrium di Giulia Visioli, e il secondo volume è questo, che è Sacrificio. Sta per uscire il terzo volume. Anche di questi libri su Instagram ne ho sentito parlare molto molto bene, quindi ero incuriosita e approfittando dello sconto che c'era alla fiera per la box ho voluto prenderli. Poi l'altro libro che ho preso alla fiera è in fondo a tutto, quindi ve lo faccio vedere dopo. Comunque ho acquistato Laura Usai due libri che avevo in wishlist da tanto tempo. È uscito adesso il terzo volume della trilogia e ho preso Il segreto della curatrice e il secondo volume, che è La donna senza nome. È una trilogia che a me interessava molto, streghe, magia, quindi ero molto incuriosita e era da tantissimo che li avevo in wishlist e sono stata molto molto felice di averli finalmente acquistati. C'è stata poi un'altra fiera del libro a Rosignano e anche lì ho fatto danni. Allora, ho acquistato La memoria delle lacrime di
Paola Bellini, edito Blueberry Fantasy Edizioni, è una casa editrice che per quanto riguarda il fantasy si sta ampliando molto e ha dei titoli sempre molto interessanti e ho voluto prendere questo che è un autoconclusivo. Poi, sempre della stessa casa editrice, ho voluto acquistare La mano della principessa di Mattia Vanfiori. Questo è un fantasy horror che a me interessava molto, anche questo è un autoconclusivo e non vedo l'ora di leggerlo perché ho letto delle recensioni molto molto positive di questo libro, quindi spero di leggerlo presto. Poi mi è stato omaggiato dalla casa editrice però della linea romance, quindi Blueberry, Amore extra contratto di Lix MacT. Di questa autrice io ho un altro libro, Cercasi lieto fine. Le copertine di questi libri sono bellissimi, sono delle commedie chick lit che ne ho sentito parlare bene. Questo sta andando molto bene in classifica su Amazon e quindi sono molto molto curiosa di leggerlo. E poi mi è stato dato Love on the Business Road di Alessandra Tronnolone. Di questo invece non so niente, non so se è il primo di una trilogia, dilogia o se è un autoconclusivo, comunque ve lo farò sapere presto. Poi, sempre a questa fiera, ho acquistato anche Purple Rose di Francesco Falconi, edito Altre Voci. Di quest'autore devo dire che mi interessano parecchi dei suoi libri. Io ho anche I Diari dell'Immortale che ho acquistato a Lucca Comics e l'altro libro che è legato ai Diari dell'Immortale che adesso non mi viene. Comunque, questo è, mi sembra, il primo di una dilogia fantasy. E la casa editrice mi ha omaggiato di questo che è Il tempo che faceva di Aldo Boraschi, un librino molto molto piccolo che mi ha anche autografato l'autore perché era presente in fiera. Vi farò assolutamente sapere che cosa ne penso. Nati per scrivere, ho acquistato La Masca di Laura Rizzoglio. È un libro che io volevo da tantissimo. Una storia ambientata in Italia che a me ispira veramente tantissimo. Anche qua c'entrano le streghe, un'edizione molto curata con anche all'interno delle illustrazioni, un librino piccolino che voglio leggere entro la fine dell'anno. E poi, sempre allo stesso stand, ma edito Dark Zone, ho acquistato di Alessio Del Debbio Berserk. Non lo so pronunciare. Comunque, non conoscevo questo libro, l'autore era presente in fiera, infatti me l'ha anche autografato, mi ha raccontato un po' la trama, mi ha convinta e quindi l'ho acquistato. E anche di questo vi farò sapere il prima possibile. Poi ho acquistato, purtroppo l'ho chiuso perché mi sono scordata di fare il video, della casa editrice Idea Immagina di essere altro di Eva D'Amico, La Dama Urlante, un libro anche qua che avevo in wishlist da tantissimo e che finalmente sono riuscita ad acquistare. Passando poi ad altri omaggi, mi è stato omaggiato da Lupi Editore Mamma Orsa, la favola di Amarena e dei suoi cuccioli a Villa Lago, un libro che io ho già letto, ve ne ho già parlato nel wrap-up di settembre, un libro adatto ai bambini, ricco di illustrazioni molto carine, è pensato per i bambini ma in realtà va benissimo anche per gli adulti. La vera storia dell'orsa Amarena raccontata appunto dal suo punto di vista e mi è piaciuta veramente tanto tanto tanto, assolutamente consigliato per piccoli ma anche per grandi lettori. Ho ricevuto in omaggio da Gian Nicola Nicoletti i suoi tre libri che ho letto tutti e tre. Allora, il primo è stato Incubo Reale, un thriller horror in cui una famiglia parte per un viaggio e questo viaggio si trasforma in un incubo. Un libro che mi è piaciuto molto, come tutti i volumi di quest'autore sono ben curati, hanno all'inizio di ogni capitolo delle illustrazioni. Questo mi è piaciuto. Poi ho letto subito dopo La Cattedrale del Male, anche qua un thriller horror dove una persona vede una cosa che non dovrebbe vedere all'interno appunto di una cattedrale e da lì inizieranno i problemi. Anche qua illustrazione all'inizio di ogni capitolo, anche questo libro mi è piaciuto molto, ma forse quello che mi è piaciuto di più è stato l'ultimo che ho letto, il Gioco di Sangue, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, dove però i protagonisti sono dei tedeschi.
tedeschi, ma sono dei tedeschi contrari al nazismo. E il nostro protagonista è un detective che sta indagando su degli omicidi molto brutti, brutali, di un serial killer, e sta cercando di arrestare questo assassino. Questo forse rispetto agli altri è un po' meno horror e un pochino più thriller, però devo dire che tutti e tre hanno delle scene molto molto forti, violente, crude, e quindi sono adatti solo a un pubblico che ha uno stomaco forte, sicuramente non sono adatti ai più sensibili. Poi ho acquistato su Vinted a 2 euro l'uno due libri che volevo da tanto. Uno è Skellig, che però ho letto e non mi è piaciuto molto, è presente su BookBeat in audiolibro. Tanti di questi libri sono su BookBeat, come ad esempio La Masca, lo trovate in ebook, tanti libri insomma li trovate. Se siete interessati, giù nell'info box c'è un codice sconto e con quello potete utilizzare BookBeat gratis per 2 mesi, dopodiché siete liberi di cancellare tutto, quindi non pagare niente, oppure fare un abbonamento. Io per adesso lo sto utilizzando tantissimo, perché si trovano veramente tante chicche, non solo in audiolibro ma anche in ebook. Questo libro appunto l'ho ascoltato mentre lo leggevo, ma non mi ha ispirato moltissimo, quindi è stata un po' una delusione. L'altro libro che ho preso è Mary Poppins, il primo di una serie di libri. Volevo da tanto leggere il libro di Mary Poppins, visto che il film era uno dei miei preferiti. Vedremo poi com'è. L'ultimo libro che voglio mostrarvi è Alter Ego, il cuore del Grizzly, di Monica B. E questo è il terzo libro che ho acquistato alla Fiera del Libro a Pisa, insieme a Il Cuore di Vanora. Copertina magnifica, ero tentatissima da questo libro, lo volevo da tanto. E finalmente eccolo, inizio capitolo è così, sono dei libri molto curati, e niente, vi farò sapere molto presto. Benissimo, quindi questi erano i libri che ho acquistato a ottobre e a settembre. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi, se avete letto qualcuno di questi libri. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!